when Maria Grazia had come to India, we were talking about our common passion for craft and really this importance of being able to preserve the mastercrafts and being able to transfer them to our future generations through innovation. Con Carisma abbiamo realizzato dei bellissimi ricami della collezione. In particolar modo sono affezionata a questo ricamo fatto di tessuto. Abbiamo anche avuto il piacere di collaborare con due artisti indiani e con la scuola di ricamo si è realizzato tutto il lavoro del setup. Io sono Maria Licata, sono una storica dell'arte, insieme a Paolo Golini abbiamo seguito e curato il progetto per questo setup. Christian Dior, prima di diventare un grande couturier, è stato anche un gallerista. Chiaramente questa lega è stata sposata da Maria Grazia Chiuri e infatti in ogni set c'è sempre la presenza di artiste. Per la prima volta abbiamo invece la presenza di una coppia, Madhvi e Manu Parekh. Questo set vuole rappresentare la meravigliosa fusione dell'energia maschile e femminile che danno proprio insieme, danno vita alla creatività, al mondo. She is very folk-like and naive, and her lines are very raw. They have an energy that is primitive almost. And his work is abstract and modern, and it's so interesting to see these works come together in collective harmony. Siamo partiti dalla selezione di una serie di loro opere pittoriche per creare una narrazione alternando le opere di Madhvi e Manu Parekh in questo percorso che ricorda anche per l'orizzontalità quasi una pellicola cinematografica che vuole come un nastro che si scioglie all'interno di questo spazio. Questa si chiama Evening in Banaras di Manu Parekh. Possiamo vedere come una forma di celebrazione. Gli alberi sono quasi tipo, come si dice, fireworks. Manu Parekh is amongst India's most modern and inventive artist, and it is impossible to miss his intuitive energy. Madhvi's paintings often reflect the female energy of Indian goddesses, and for our artisans, that a lot of them come from Calcutta, have grown up watching and understanding Durga and Kali. It was wonderful for the artisans to try and recreate this energy with threads. No, guarda questo, da lontano non si vedeva. Questo è il famoso punto tappeto? Sì. Ma guarda qui. Questo è il terzo occhio, però ancora latente. Che noi dobbiamo sviluppare. Ognuna di queste opere racconta una storia molto più complessa di quella che appare. Tant'è vero che nella porta d'entrata dove escono le modelle abbiamo alla base l'immagine di Kali, la dea della trasformazione, e sopra abbiamo un'opera di Manu Parekh che parla della forza delle vibrazioni sonore, perché anche il suono, come la vista, fa parte degli organi attraverso i quali noi possiamo modificare il nostro stato d'animo e il nostro modo di pensare, per cui ci sono tanti livelli di lettura ed è indubbiamente un'opera estremamente complessa.